Buongiorno, utilizzare il linguaggio del docufilm, così come l'hai chiamato, era già nel principio dell'idea, nel senso che quando abbiamo incontrato il giornalista che poi ha ispirato con il suo articolo un po' il film, ci siamo fatti un anno prima una ricerca per andare a ritroso sui luoghi in cui era vissuto Varichina. Sebbene io sia di Bari, anche insomma la coreggista, anche se io lo conoscevo, l'ho conosciuto, non personalmente, però sapevo chi fosse, mentre la coreggista no. Quindi abbiamo fatto un po' di ricerche per capire se ci fossero familiari, persone che vivevano con lui, all'interno della sua vita privata, che era quello, era il file che mancava, ciò che lui era pubblicamente era riconosciuto. Tutti i baresi che hanno più di 35 anni conoscono Lorenzo Varichina, però a livello, diciamo, iconografico, no? Era la macchietta, la maschera di Bari. Quando ci siamo resi conto che c'erano sì delle notizie, ma tanti erano i buchi neri, abbiamo pensato di raccontare, basandoci su quegli incipit che ci venivano dati da persone che lo conoscevano meglio, e di ricostruirle. Per ricostruirle avevamo bisogno della fiction. Però, siccome non volevo fare un film in stile televisivo, no? Con testimonianza e poi stacco e l'attacco della fiction, ho pensato di, insieme a Mariangela, di far convivere questi mondi. Anche perché Lorenzo Varichina a Bari ancora è presente, è ancora nella memoria. Quindi abbiamo deciso di raccontare il personaggio, la fiction, in mezzo ai testimoni, in modo tale che l'attore facesse parte del documentario e i testimoni reali diventassero personaggi della fiction e quindi attori. Allora, oggi Lorenzo Varichina sarebbe un queer, no? All'epoca, voi pensate a Bari, negli anni 60, negli anni 70, anche gli anni 80, i primi anni 90, il ricchione, perché a Bari non c'era il gay, Bari eri ricchione o eri una puttana. Era quello. E quanto più eri visibile, quanto più non facevi nulla per nasconderlo, tanto più eri pericoloso o denigrabile come Varichina, no? Qualche testimone del film racconta, dice, prendere in giro Lorenzo o anche menarlo era quasi non obbligatorio, però era un peccato veniale, perché in qualche modo forse a lui piaceva anche che la gente lo notasse e gli rilanciasse addosso quegli improperi che gli permettevano poi di esprimersi in tutta la sua spettacolarità. Lorenzo De Santis non era sostenuto da una cultura, da una coscienza, era molto ignorante ed era molto egocentrico. Quasi quasi quel suo essere sguaiato, sopra le righe, macchiettistico, era un marchio di fabbrica che lui teneva ad avere perché si sentiva la regina. È chiaro che poi si trovava esposto a episodi di violenza vera, non solo verbale. Però lui era quello lì e gli piaceva, nonostante tutto, essere se stesso. È diventato ha incarnato il messaggio politico post mortem. Magari, lo dico senza presunzione, dopo che ne abbiamo raccontato la storia, che lo stiamo portando in giro con questo film. Perché la sua incoscienza, la sua naivete, in realtà però nascondeva una problematica forte, una problematica che noi oggi riusciamo a raccontare, soprattutto perché ne è passata di acqua sotto i ponti, e per quanto sia ancora difficile vivere una vita da omosessuale, intersessuale, transessuale, quello che da queer giù nel sud, ma sicuramente non è la Beirut degli anni 70. Senti, questa divisione della comunità LGBT in strati, secondo me è ancora presente. Io non vivo più a Bari da 20 anni, sono trasferito a Roma nel 98. Questi famosi intoccabili erano considerati meno pericolosi. Perché? Perché non ostentavano la loro diversità. Quindi il fatto che si sapesse, ma non si sapesse in maniera pubblica, no? Cioè il provincialismo cos'è? Si fa ma non si dice, ok?
Varichina lo ostentava. Varichina, il potere di Varichina, l'importanza di Varichina è che è stato un reietto fra i reietti. A me questo è l'aspetto che interessava di Varichina, non tanto l'omosessualità. A me il tema che interessava raccontare era la diversità, partendo da questo. Bari, in quegli anni, se indossavi un pantalone di un colore diverso, eri additato, eri categorizzato, eri sfottuto. Non fare l'artista anche era considerato quasi un peccato sociale, a meno che poi non ti fossi imborghesito e diventare qualcuno che andava, che usciva alla televisione o usciva al cinema. Era molto chiusa da questo, era molto gretta. Lorenzo Varichina era messo ai margini anche dagli stessi omosessuali, perché rischiava di, tra virgolette, rovinargli il terreno. Quindi questi, come dice un testimone, ricchi imprenditori, gente della borghesia, a cui piaceva anche andare con, forse anche con Lorenzo Varichina, un po' per il peccato, un po' per, non so se loro ammettessero a se stessi e alle famiglie di essere omosessuali. Ti racconto una brevissima cosa, uno dei testimoni, però non l'ha voluta registrare questa intervista, ci ha raccontato che un giorno con il suo gruppo di amici incontrarono Lorenzo Varichina e gli fecero i classici sfottò, che morbidi, perché insomma non erano delinquenti. Lorenzo Varichina gli disse loro: ma volete vedere che, cioè, io non sono impotente, a me funziona. E loro dissero: ah vabbè, faccio vedere, non è possibile, tu sei ricchione, non ti funziona. Lui tirò giù i pantaloni e mostrò un'erezione. E loro, mi racconta questo, noi ci stupimmo, perché non pensavamo che Lorenzo De Santis potesse avere un'erezione. Noi ci siamo interrogati, ci siamo resi conto che per la sottocultura barese di quegli anni lì, l'omosessuale era uno che non aveva erezioni, quindi il passivo, perché la natura non gli permetteva di essere attivo. Una cultura tipicamente da caserma o da galera, laddove chi andava con un altro uomo ma era attivo non si considerava un omosessuale, perché l'omosessuale è soltanto quello che riceve il passivo. Cioè, di questo stavamo parlando, era quella la cultura. O la paura che, uscendo, gli omosessuali ti aggredissero, perché l'omosessuale era quello che andava a importunare i ragazzi. E in questo, diciamo, Varichina non ha aiutato la giusta fruizione, perché lui andava dritto, era così. Quindi la definizione, il primo gay pride solitario, o il carnevale di Rio, come dice Totò Onnis, è quello, e a prescindere, contro tutto e tutti. Non era assolutamente, ripeto, sostenuto da un ragionamento politico-intellettuale. Però, postumo, diciamo che questa condizione, secondo me, poi è lo spunto per riflettere su un tema molto più vasto.